mattina 22 maggio 2016, Cassino contro Palestrina, un parquet che scotta, 20 uomini, due squadre, un obiettivo. Buonasera amici sportivi ed appassionati di basket da Simone Daguanno. 48 ore dopo la straripante vittoria che ha portato la serie sul 2-1 per Cassino, stiamo per assistere ad una gara 4 che si preannuncia scoppiettante. Grilli, ancora Berti, si libera Dri, servito, poi palla per Grilli che consegna Ianes contro Cicognani, si gira col gancio Ianes, Berti, penetra Berti, poi dà uno splendido pallone a Ianes che realizza altri due punti. Berti, Grilli, gira per Dri, ancora Grilli, va con la bomba Grilli! Inizia a sparare da tre Grilli, uno dei migliori per Cassino in gara 3, realizzando ben 27 punti. Rossi intanto prova a replicare anche lui con la tripla. Schaff avanza Dri con il blocco di Ianes, si arresta in lunetta, poi preferisce darla a Castelluccia nell'angolo che penetra, sbaglia il tiro, sbaglia anche al rimbalzo Ianes, Palestrina che si è riversata in avanti con Rossi che sbaglia il tiro e Ianes prende l'ennesimo rimbalzo. Castelluccia manda a vuoto Pierangeli e realizza la bomba. Poi Dri nell'angolo per Carriso che preferisce penetrare, serve Liburdi che realizza, aveva l'occasione per allungare Berti con questi tre tiri liberi, non ne ha approfittato, intanto rischia di perdere il pallone, riparte velocissima la Virtus con Carriso che serve Grilli, due punti. E su questa transizione che ha portato Grilli a canestro, coach Lulli chiama il time out. Ausiello, Carriso, ancora Ausiello, penetra il numero 10, Ausiello! Ultimo possesso del primo quarto forse, con Lovatti che spara da tre! Fabio Lovatti! E con questa bomba si conclude il primo quarto che vede la Virtus in vantaggio per 24-16 sulla City Sizing Palestrina. Tutto pronto per l'inizio del secondo periodo. Nausiello, servito Lovatti, si libera dal blocco Carriso ma Lovatti tiene ancora il pallone. Lovatti penetra il numero 30 di palleggio, Fabio Lovatti, due punti. Carriso si perde il pallone, poi lo recupera, serve Berti con la tripla da lontanissimo, rimbalzo offensivo è per Cassino con Carriso che la dà lì punti. Berti, Grilli, poi Ianes contro Cicognani, Ianes scarica fuori per Berti, gira per Castelluccia che penetra, stoppato da Cicognani e Palestrina in avanti con Rischia, stoppato da Berti e Cassino che recupera il pallone con Dri e Cassino che rimane in zona offensivo. Carriso dà un'occhiata al cronometro, penetra poi Carriso contro Cicognani, Carriso
poi da lontanissimo sulla sirena prova il tiro da tre Simone Berti, ma finisce anche il secondo quarto e squadre che vanno all'intervallo a lungo sul 41-32 per la Virtus Cassino sulla City Sizing Palestrina. Tutto pronto, si rinizia, quintetti schierati in campo per l'inizio del terzo periodo di gara. Berti, Carriso, Carriso si porta tutti a spasso, poi dà un bel pallone a Berti. Pronto Berti, Carriso, Berti nell'angolo per Castelluccia, poi sotto canestro per Yanes, sgomita Cicognani Yanes. Di 46-32, sempre per i padroni di casa, in vantaggio su Palestrina. Carriso, bello il pallone per Rianes, quindi Carriso ancora, Berti gira per tre, poi sotto per Rianes. Yanes contro Pierangeli, proverà il gancio Yanes, invece no, scarica fuori per Carriso, poi Castelluccia! Ciaff! Lovatti prova la bomba, Lovatti! Gran missile di Lovatti! Time out, 72-46. Carriso dietro schiena per Liburdi che sbaglia il tapin, recupera il rimbalzo e poi realizza 3 contro 1, parte 3 e Pierangeli commette fallo. Carriso veloce il campo con 9 punti, 6 rimbalzi e 9 assist. Dentro Daniele Grilli. Noi siamo incassinati. Molinari su di lui. Si libera bene Berti. Berti! La schiacciata! Rimessa battuta da Carriso, servito Berti, poi Grilli, ancora Berti.
Ultimi 3 minuti e 30. Carriso pensa al tiro, poi consegna ancora a Bertiva, lui da 3, scheggia il ferro e palla che finisce fuori dal campo. Rimessa a Palestrina. E fuori Carriso, standing ovation per il capitano, dietro al suo posto con il numero 10 Ausiello. E parte la standing ovation anche per Simone Berti, che lascia il posto al numero 30 Fabio Lovatti. E rimessa Palestrina. Stirpe, Sabatino, Gagliardo, fuori per Brenda da 3, diventa un passaggio per Ausiel. Lovatti, Ausiello, Grilli, ancora Grilli, penetra Grilli. Partono i titoli di coda quando manca un minuto alla fine. Prende l'assist del compagno e Palestrina che si è riversata in avanti, che sbaglia il tiro con Stirpe. Gonzales a rimbalzo, Lovatti, Castelluccia, ultimo possesso. Partono gli applausi, scorre il cronometro, partono i saluti, finisce il match, la Virtus Cassino scrive la storia, la Virtus Cassino vola in finale, dove ad aspettarla ci sarà Eurobasket Roma. Finisce il match qui al Palasoriano di Atina con il risultato di 86-69 per la Virtus Cassino sulla City Sizing Palestrina. Un saluto da Simone Daguanno e a risentirci. Grazie.